Mick, ben ritrovati miei cari avventori dell'Ugione a Barcaccio. Adesso in questo video andiamo a valutare e a dare le pagelle del reparto di centrocampo del Bologna. Per reparto di centrocampo intendo i mediani e i trequartisti centrali. Lascerò le ali per l'attacco perché altrimenti il video sull'attacco sarebbe interamente incentrato a Rodrigo Palacio, che va detto se lo meriterebbe anche, però insomma cerchiamo di diluire per ragioni di tempo, ok, i nominativi dei nostri Zugador. Quindi adesso andiamo a passare in rassegna il centrocampo dando a loro i voti per questa stagione 2020-2021. Prima di iniziare però, miei cari avventori, a Mark Mand fate subito tasto rosso, clic, iscriviti al canale dell'Ugione a Barcaccio, condividi con tutti i tuoi amici di Fede Rosso Blu questo canale e digli: guarda che c'è un dottore che parla quotidianamente e in che maniera erudita insomma del Bologna, ok? E lascia sempre un mi piacino ai video dell'Ugione Barcaccio. Allora, cominciamo a partire con la mediana. Mediani a disposizione questa stagione erano ovviamente lasciato Medel, che era e abbiamo già dato il suo voto e l'abbiamo inserito nel reparto di difesa, così come la nostra dirigenza ci voleva far credere che fosse quest'anno. Quindi i mediani sono Scouten, Svanberg, Dominguez, il Poli e il Baldursson. Andiamo quindi a dare a voti a questi personaggi, iniziamo da Scouten, dal nostro Jerdy Scouten, che sicuramente è uno dei pezzi più pregiati del Bologna, tant'è vero che sembra che sia notizia di questi giorni l'interessamento dell'Atalanta nei confronti di questo giocatore, che se non ho diciamo, adesso non ho sotto mano le statistiche per ovvi motivi, ma penso sia uno dei giocatori che abbia recuperato più palloni di tutta la Serie A e che comunque sotto questa voce si distingue. Quindi l'Atalanta gli ha messo sopra gli occhi e secondo me, va detto, fanno anche bene, perché è un giocatore che, come afferma Mihajlovic, è una lavatrice, ossia un giocatore che magari riceve un pallone sporco e ritorna indietro pulito. Quindi uno di quei giocatori che a centrocampo ci vogliono sempre e che a Bologna di anno, di stagione in stagione, sta dando modo di migliorare, e sicuramente lui è uno di quei giocatori che in questa stagione è migliorato. Va detto che ha fatto un finale di campionato non proprio alla sua altezza, e questo secondo me più che da imputare a lui, che comunque anche lui parte di colpe ne ha sicuramente, perché bisogna sempre mantenere la spina attaccata e non staccarla mai, e lui purtroppo l'ha staccata come gli altri. Però va detto che ha fatto una stagione sicuramente importante e sopra le righe. Il mio voto nei suoi confronti quindi è un 6,5 pieno. Ha giocato 34 partite, quindi la quasi totalità, così come la quasi totalità, sempre 34 partite, le ha fatte il nostro Matthias Svanberg, che è stata, se vogliamo, la sorpresa più lieta di questa stagione per quanto riguarda il reparto della mediana, perché se su Scouten c'erano tutti i prodromi perché potesse continuare ad esaltarci in virtù anche della scorsa stagione, dove è stato vittima di un infortunio abbastanza pesante che l'ha tenuto fuori per buona parte, invece quest'anno da quel punto di vista lì, se Dio vuole, da questo lato gli è stata data tregua e gli ha aiutato appunto a venire fuori nella maniera in cui ci si augurava e ci si aspettava venisse. Svanberg invece è sempre stato un pochino altalenante nelle sue prestazioni e va detto che quest'anno ha trovato una maggiore continuità di questa di prestazione, e quindi sicuramente ha fatto un salto di qualità, tant'è vero che ha attirato su di sé le attenzioni delle milanesi, perché sia il Milan che l'Inter, da che ne ho memoria, hanno fatto richieste e sondato il giocatore. Tra l'altro Svanberg, a differenza di Scouten, ha anche dato modo di vedere di riuscire a combinare sia la parte di interdizione che quella invece di
propulsione offensiva, andando e spingendosi anche in avanti e diventare quindi all'occorrenza un tuttocampista, ok? E ha fatto anche dei gol importanti. E quindi anche per lui il voto non può che essere positivo, e do 6,5 anche al Matthias Schwammer. Poi andiamo a vedere Dominguez. Dominguez è stato più invece centellinato anche come presenza in campo, sì, molte volte ha fatto la spola con Schwamberg, che si sono appunto dati il cambio in molte partite. Poi è stato vittima di un infortunio che gli ha fatto saltare il finale di stagione, infatti ha totalizzato 28 presenze. Ha fatto delle prestazioni buone, me ne ricordo una su tutte, mi pare all'andata con la Fiorentina, dove fece una prestazione, se non erro, molto, molto valida, che lasciò ben sperare. Poi però non è mai riuscito a confermarsi in maniera stabile da un punto di vista prestazionale, come invece ha fatto Schouten e Schwamberg. Quindi è sempre un giocatore che dà l'idea di potere, ma che ancora non riesce. Quindi è un giocatore che deve ancora maturare, visto e considerato però anche l'esborso che ci è venuto a costare, perché mi pare di ricordare ci è costato tra gli 8 e i 9 milioni di euro, cioè non poco. È sicuramente un oggetto ancora parzialmente misterioso, e qui Mihajlovic sicuramente non è riuscito a farlo maturare come ci si sarebbe aspettati potesse fare, e sono rimasto un po' deluso, devo ammettere. A Dominguez do e assegno infatti un 6 meno, perché io personalmente sono rimasto deluso, perché mi aspetto molto di più. Per questo, perché sono convinto che possa, ma sono anche convinto che lì alla mediana non sia per lui la posizione ideale. Quindi è un giocatore in difficoltà. Andiamo a vedere adesso il Poli, che ha giocato penso 18 partite, ma molte di queste sono state degli spezzoni, fortunatamente, va detto. È un giocatore, va detto, il nostro capitano sulle ali del tramonto, quando è andato in campo ha fatto il compitino, molte volte non c'è neanche riuscito, non per sue evidenti, diciamo, limiti fisici dovuti all'avanzamento dell'età, un po' lo stesso discorso di De Silvestri, giocatori che alla, diciamo, quando erano più giovani erano buoni, sarebbero stati molto validi, che però col passare del tempo ovviamente non erano fuori classe all'epoca, ci metti anche il deterioramento fisico e diventano giocatori che si deprezzano anche da un punto di vista prestazionale, ed è quello che è successo a Poli. Poli ha fatto una stagione che mi è piaciuta fin tanto quanto stava in panchina, quando lo vedevo in campo sinceramente mi si rizzavano i peli del culo. Gli do 5 a Poli. Il Baldursson, ci faccio la premessa che ho fatto per la difesa, i voti che sto dando non sono i voti al potenziale, sono i voti alla stagione che hanno fatto in questa annata 2020-2021, e il Baldursson sinceramente mi ha molto deluso, ha fatto pochi gettoni, 8, e quando si è visto in campo forse si è capito il perché. Il mio voto è 5 secco, un giocatore da cui mi aspettavo ben altro e che voglio sicuramente rivedere, e sicuramente vedere una crescita esponenziale, perché se questo è il Baldursson, io penso che il Baldursson non abbia vita lunga qua a Bologna. Per quanto riguarda la tre quarti, andiamo adesso ad analizzare i voti di Soriano e Vignato. Soriano sicuramente è stata la nota più lieta, anche forte, dei suoi 9 gol, che senza i suoi gol e i suoi assist, altrettanti assist, dove saremmo andati? No, è meglio anche non chiederselo, se non avesse trovato queste castagne, queste perle che appunto ha messo dentro al sacco della porta avversaria. Va detto che aveva iniziato anche in una maniera molto migliore di quella invece di come non ha finito, anche perché se a un certo punto avesse mantenuto lo score che aveva, con cui aveva iniziato, sarebbe andato in doppia cifra avanzata, avrebbe fatto 14-15 reti, poi si è un attimo fermato, anche lui ha vissuto un attimo delle partite veramente penose, va detto, perché si è seduto insieme alla squadra, e dal Soriano non me l'aspetto, in quanto dovrebbe essere uno degli ultimi giocatori a mollare.
molte volte è stato così, diciamo anche questo, molte volte però è sempre stato, si è sempre limitato al compitino e da lui ci aspettiamo sempre molto. Va detto però che ha tirato avanti la carretta per buona parte della stagione con i suoi gol e con i suoi assist, è stato fondamentale. Ha anche guadagnato la nazionale con Mancini, anche se poi non è stato, è stato molto svilito da Mancini stesso. Il mio voto alla stagione di Soriano non può che essere positivo, gli do tra il 6 e il 7, che sarebbe un 6,75, se volete 7 meno, va bene? Arriviamo al Vignato. Vignato che è un giocatore che inizialmente nella prima parte di stagione è rimasto quasi un oggetto misterioso. Se poi uno va a vedere, ha giocato 31 partite, ma va anche detto che buona parte di queste un minutaggio veramente basso. Inizialmente era stato impiegato da Mihajlovic come ala sinistra, qualche volta pochissime come ala destra, poi ha capito forse che la sua zona di campo migliore poteva essere quella di trequartista centrale. Si è visto contro la Fiorentina al ritorno, dove ha sfornato 3 assist veramente da lustrarsi gli occhi e che hanno convinto lo stesso Mihajlovic a persistere impiegandola a 3/4 di campo nella zona di Soriano. E lì si è visto effettivamente qualcosina di più, laddove altrimenti sarebbe stato molto poco e deludente anche la stagione di Vignato stesso. Poi rimane negli occhi la partita sontuosa con la Fiorentina, ma diciamo poco altro a dire il vero, a parte quel gettone. Quindi il mio voto è un 6 più, veramente un voto che è stato rivalutato per la partita a Firenze, dove ha fatto vedere di poter essere veramente un giocatore con una visione di gioco importante. E io mi chiedo a volte se questo giocatore non possa in realtà celare dietro i galloni da regista. Staremo a vedere che cosa ne penserà Mihajlovic, cioè eventualmente il nuovo allenatore che possa o non possa venire ad allenare qua a Bologna. Vedremo il futuro di Vignato, come si vestirà anche da un punto di vista di ruolo. Comunque il voto a Vignato è 6 più. Altri giocatori, diciamo, degni di essere passati al voto non ce ne sono, o se ce ne sono sono giocatori che hanno registrato poche presenze. Vedi un Urbanski che sinceramente non mi sento minimamente di affibbiare a loro un voto, e quindi tutto il resto è un senza voto. Mi cari ventori, fatemi sapere quali sono i vostri voti alla mediana e alla trequarti centrale, se siete d'accordo con il qui presente sommo nonché erudito dottore, ok? Eventualmente fatemeli sapere qui nei commenti. A mi raccomando, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui a Luciano Barcaccio dei nuovi video. E noi ci sentiamo alle prossime chiacchiere da bar.